Ghuta, periferia orientale di Damasco. Il colpo di un cecchino ribelle. Manca di poco noi e un gruppo di soldati russi. L'unico riparo sono le posizioni dell'esercito siriano. Oltre quella feritoia c'è Jisrin, la città controllata dai ribelli. Da qui e da altre zone di Ghuta partono i missili e i colpi di mortaio che colpiscono Damasco. Qui hanno le loro basi i gruppi armati. Durante l'offensiva governativa per liberare l'immenso sobborgo agricolo di Damasco da 7 anni nelle mani dei ribelli, l'esercito siriano e i suoi alleati russi sono stati accusati di bombardare senza pietà le zone civili. Ma per capire chi siano veramente i gruppi ribelli di Ghuta, spesso definiti moderati, bastavano queste immagini. Questi civili, chiusi in gabbia ed esibiti come preda di guerra in un villaggio di Ghuta nel novembre 2015, sono prigionieri di Jaish al-Islam, l'esercito dell'Islam, il gruppo armato finanziato dall'Arabia Saudita, egemone in buona parte della regione. La loro unica colpa era aver lavorato per il governo e non aver obbedito agli ordini di una formazione armata decisa ad imporre la Sharia, la legge del Corano, su tutti i propri territori. Questo padre, che nel dicembre 2016 si fa filmare mentre convince le sue due bimbe a vestire un giubbotto esplosivo e ne manda poi una a morire in un attentato a Damasco, era un comandante di Tahrir al-Sham, la costola di Al-Qaeda presente a Ghuta. Ma l'offensiva, scattata ai primi di febbraio, ha messo tutti questi gruppi con le spalle al muro, costringendoli a negoziare l'uscita dei civili. Qui è stato creato il corridoio che dovrebbe servire a far passare i civili che vogliono scappare dalla zona di Ghuta controllata dai ribelli. Il principale garante dell'intesa è l'esercito russo. Un suo generale è arrivato fin qui per discutere l'accordo con l'esercito siriano e i leader tribali della zona. Abbiamo raggiunto un accordo con una parte dei gruppi armati dell'esercito dell'Islam e della legione Rahman. 500 militanti di questi gruppi e i loro familiari sono pronti ad andarsene. Qui a Ghuta le nostre famiglie vivono sia nelle zone controllate dal governo che in quelle dei ribelli. Adesso quelli rimasti dentro Jisrin vorrebbero arrendersi. Sono più di 500, ma i ribelli dicono che se vogliono andare devono abbandonare pecore e automobili. Nel frattempo, gli altri capi tribù chiamano al telefono le famiglie bloccate nelle zone ribelli. Le invitano ad andarsene seguendo i percorsi indicati dall'esercito. Ma chi vuol scappare deve vedersela con gli esponenti più irriducibili dei gruppi armati, decisi a tener bloccati i civili tra queste rovine. Siamo qui da stamattina, siamo arrivati molto presto, ma fino ad adesso non si è fatto vivo nessuno. Non possono venire, non li lasciano partire. I ribelli non li lasciano uscire da Ghuta. Poi, finalmente, l'accordo dà i suoi frutti. Mentre l'esercito avanza, mentre i gruppi ribelli si ritirano o si arrendono, decine di migliaia di civili si riversano nei corridoi umanitari garantiti dall'esercito siriano. Siamo scappati da Amuria, Sabah, Kafar Batna e Jisrin. Grazie a Dio è arrivato l'esercito e ha aperto dei corridoi sicuri. Così siamo riusciti ad uscire. Questo bambino e anche tutti noi eravamo prigionieri dei gruppi armati. Ci avevano condannati ad una vita ingiusta. Che Dio li maledica. Eravamo loro prigionieri. Eravamo costretti a lavorare nei loro tunnel sotterranei. Se uscite, se ci fate problemi, dicevano, vi usiamo come scudi umani per fermare l'esercito. Praticamente erano pronti ad ucciderci. Ci hanno fatto morire di fame mentre loro avevano i magazzini pieni di cibo. Non distribuivano né latte ai bambini né il cibo ai noi civili. Non c'era niente da mangiare. Sentite, si spara tutto attorno. Queste donne sono terrorizzate. E su questo camion c'è un bambino di 7 mesi. Si chiama Saleh. È nato in mezzo alla guerra. È prigioniero di questa guerra. Vengo da Amuria. Abbiamo avuto tanta paura.
siamo rimasti bloccati sin dall'inizio della guerra. I terroristi ci hanno costretto a restare nelle loro zone. Non c'era modo d'uscire. I gruppi armati controllavano tutte le strade e c'erano posti di blocco che ti impedivano di passare. Se Dio vuole, tornerò a lavorare, a vivere in pace, a sentirmi sicuro assieme alla mia famiglia. Nei centri di raccolta, organizzati all'uscita dei vari corridoi umanitari, gli sfollati raccontano altre storie terribili. La vita era tremenda. Abbiamo creduto di morire 100 volte. Non c'era da mangiare. In realtà c'era da mangiare, ma non ce lo davano. Un chilo di zucchine costava come un grammo d'oro. Per andarsene hanno dovuto passare sotto il fuoco dei cecchini ribelli. È caduta una bomba sulla chiesa. Ha colpito la croce sul tetto e l'ha fatta cadere. Pochi minuti fa, una bomba di mortaio sparata dalle zone ribelli di Ghouta è caduta qui, davanti alla chiesa di San Giuseppe. Sono i mortai dei terroristi, quelli che stanno a Ghouta. Per voi in Europa sono delle vittime, ma per colpa loro qui muoiono donne e bambini. In questo quartiere abbiamo già avuto decine di vittime. Oggi, per fortuna, è andata bene, ringraziando Dio. Abbiamo avuto solo 2 feriti lievi. Ma non va sempre così. In questo quartiere cadono sempre più bombe. Ormai arrivano senza interruzione. E di solito ci sono tanti, tanti feriti. Abbiamo sentito l'esplosione. Abbiamo capito subito. Anche stavolta era caduto un colpo di mortaio. Siamo corsi qua e ci siamo trovati davanti a lui. Guarda qua. Guarda, i colpi di mortaio sparati da Ghouta ci hanno colpito un'altra volta. Io per una bomba come questa ho perso mio figlio, ma questi non la smettono, vogliono ammazzarci tutti. Questi sono tutti i colpi che arrivano da Ghouta. Questo è un tipo. Questo è un altro. E questo è un terzo. Ce ne sono di grandi e di piccoli. Cadono tutti qui su questo quartiere e tocca a noi aiutare la gente perché cadono tutti sulle case dei civili. Sono arrivati tutti qua, sul quartiere di Douala. Da quando è iniziata la battaglia di Ghouta, qua è una pioggia ininterrotta di bombe. Non arrivano solo colpi di mortaio, ma anche missili. Non solo qua, tutti i quartieri cristiani, anche Babtuma, anche Jaramana, ma qui da noi a Douala non passa giorno senza che cadano 6 o 7 bombe. Solo Dio sa quando e dove arrivano e chi colpiscono. Ieri il primo colpo è caduto alle 13:30. L'ho sentito, è arrivato qua. Ho guardato in cielo. Dio abbi pietà di me. Ho sentito le schegge passarmi attorno, poi il rumore di qualcosa che crollava. Ero terrorizzata. Un attimo dopo è arrivato il secondo colpo. Qui c'era un muretto alto 1 metro. Il colpo è esploso proprio dietro, l'ha mandato in frantumi. Un attimo dopo è diventato tutto buio. Non ci vedevo. Non ci sentivo più. Gesù, Gesù, mi sono detta, sono cieca. Avevo paura che crollasse tutta la casa. Allora sono scesa verso la porta. Sono scesa a tentone. Era tremendo. Il colpo aveva distrutto le 2 cisterne. L'acqua scendeva ovunque. C'erano calcinacci, vetri rotti. Stavo cercando di capire dove era caduto. Quando è esploso il secondo colpo, a meno di 2 metri. Guarda, mi sono preso tutte le schegge. Qua, qua e anche qua sull'occhio. Sono stata ferita qui, alla spalla, ma Dio mi ha salvata. Senza l'aiuto di Dio non sarei certo rimasta viva in mezzo a questo disastro.
dico solo grazie. Grazie, Dio, per avermi protetto. Mi hai regalato una nuova vita. Sono le 10 di domenica mattina. Siamo davanti al patriarcato di Damasco. Ma come vedete, la chiesa è semivuota. Da settimane i ribelli bombardano i quartieri cristiani di Damasco, colpiscono la comunità cristiana. Andare a messa significa rischiare la vita. Dei ribelli hanno colpito anche il patriarcato. Il 9 febbraio una granata, un colpo di mortaio è caduto proprio qui all'entrata e ha ferito uno dei custodi. Sul muro qui alle mie spalle vedete ancora i segni lasciati dalle schegge. Certo, si rischia la vita in ogni momento. 3 giorni fa un mio vicino è uscito dalla porta di casa, è caduta la bomba e l'ha ucciso. 3 giorni fa, solo 3 giorni fa. Forse c'è anche la sua foto qui dietro. Sì, eccolo là. In Europa parlate solo di Ghouta. Non c'è giorno in cui non ne parliate. Parlate solo di quei terroristi. Il governo invece è quello che uccide, distrugge, massacra. E i terroristi sono degli angeli. Siamo tristi, proprio tristi. Nessuno si preoccupa di chi vive da questa parte. Siamo in guerra da 8 anni e a nessuno importa niente di noi, anche se siamo sotto le bombe. Ci hanno dimenticato tutti, i cristiani, i preti e anche i vescovi. Se provate a cercare sui media, non trovate nulla su di noi. Non un prete, non un vescovo, neanche un patriarca che parli dei cristiani di Siria. In Europa trasmette solo l'altra parte e non parlano niente di Damasco, non parlano niente dei civili a Damasco, che sono almeno ci sono centinaia di morti a Damasco. Loro dicono che sono ribelli, ma noi vediamo che sono, purtroppo, sono terroristi. E possiamo anche chiedere ai governi europei quale governo accetta dei ribelli armati, fanno tutto quello che hanno fatto in Siria contro il governo. Non possiamo perdonare agli europei quello che hanno fatto in Siria, al popolo siriano, in particolare noi i cristiani, non hanno fatto niente, per i siriani in genere e per i cristiani in particolare. Guarda la mamma come serena. 2 suore siriane ci accompagnano a casa di Christine Urani, una ragazza cristiana di 16 anni colpita da una granata di mortaio nel quartiere di Babtuma. Christine ha perso una gamba. Rita, l'amica e compagna di classe che era al suo fianco, è morta sul colpo. Di solito Christine tornava a casa da scuola verso le 2 del pomeriggio, ma quel giorno non arrivava. Continuavo a telefonarle, ma lei non rispondeva. Allora ho chiamato mia sorella, che le aveva appena parlato, e ho saputo che era andata verso Babtuma. Quando ho sentito che erano caduti dei colpi di mortaio proprio lì, ho capito. Era successo qualcosa. Sono cresciuta in guerra, ma non mi aspettavo una cosa del genere. Era un giorno come tanti altri. La zia mi aveva telefonato per dirmi di fare attenzione, perché Babtuma era sotto i colpi di mortaio, ma non ci abbiamo fatto caso. Invece, quando siamo arrivate a Babtuma, è caduto quel colpo vicino a noi. Non ho perso conoscenza. Sono caduta a terra, ma vedevo e capivo tutto. Sentivo le urla degli altri feriti. Vedevo la mia gamba insanguinata. Io non le avevo chiesto niente, ma lei a un certo punto me l'ha detto. Mi ha detto: mamma, sai che quando ero lì per terra nel piazzale ho preso il mio piede in mano. Povera bimba mia.
Non augura a nessuno dei momenti così. Non sai cosa significa vedere tua figlia ridotta così. È tanto difficile vivere così. Nell'inferno del conflitto siriano, altre famiglie, altre madri, vivono tragedie persino peggiori. Il 21 marzo, il giorno in cui in Siria si celebra la festa della mamma, un missile, lanciato da Ghouta, è caduto in mezzo al mercato di Kashkul, uccidendo più di 40 persone. Oh mio Dio, sono ancora sotto shock. Camminavo per la strada e all'improvviso mi sono ritrovata davanti ai piedi la testa di una bambina. Più in là c'erano anche i suoi piedi. Non sapevo cosa fare. Siamo nel mercato di Kashkul. Il razzo che ieri ha ucciso più di 40 persone è caduto proprio qui. E qui vedete, si stanno concludendo i funerali delle vittime. Come vedete, il missile che ieri ha fatto strage è arrivato in questo appartamento, è esploso qui in aria e poi le schegge si sono irradiate nella strada facendo un massacro. Qui a Kashkul, noi cristiani viviamo in mezzo ai musulmani, in mezzo ai sunniti, in mezzo agli alawiti. Siamo tutti lo stesso popolo, soffriamo tutti le stesse tragedie. Vedete questo taxi alle mie spalle? È lo stesso taxi di questa foto. Ieri, davanti a questo taxi giallo, c'erano una decina di corpi straziati. Il Karima Dof. Siamo nella chiesa del memoriale di San Paolo. In quella piccola bara bianca c'è il corpo di un bambino sudanese, cristiano, di soli 8 anni. Ieri era al mercato di Kashkul con sua madre, quando all'improvviso un missile sparato dai ribelli di Ghouta è caduto in mezzo alla folla. Era un nostro chierichetto che serviva la messa ogni domenica, il più piccolo di 6 fratelli. Sono il gruppo sudanesi che senz'altro scappati anche loro dalla morte, dalla povertà, e mi dispiace che vengano a morire qui, la terra di Siria, dove loro potevano lavorare e vivere meglio. E un bambino, che colpa, tornava dalla scuola, 8 anni, giorno della festa delle mamme, la mamma dovrà seppellirlo. È stato ucciso dai uomini cattivi del Ghouta, che il mondo compatisce. Al funerale del bambino ucciso al mercato di Kashkul, incontriamo Safa Shkaf. È venuta qui a pregare, a ricordare. Ogni strage, ogni massacro causato dai missili e dai mortai dei ribelli riapre le sue ferite. Le fa rivivere il dramma di qualche anno fa, quando un missile come quello falcidiò tutta la sua famiglia. Ecco, lei era Nirvana, aveva 12 anni. Questa è Talal, ne aveva 10. Ili ne aveva 7. Questo era il più piccolo, Peter, di 2 anni e mezzo. E questo era il mio marito, Elias. Aveva 41 anni. Il 10 novembre 2013 eravamo al posto di blocco di Kashkul e un colpo di mortaio è caduto poco lontano. Siamo andati via di fretta, ma davanti casa un'autocisterna ci ha bloccato la strada. Mentre aspettavamo, i miei figli di dietro nell'auto urlavano: «Mamma, guarda che Peter, il più piccolo, ha tanta paura!» Io ero al fianco di mio marito che guidava. Mi sono girata, mi sono chinata su Peter e gli ho chiesto: «Cos'hai?» «Ho tanta paura, mamma», mi ha detto lui. Aveva la faccia sul sedile della macchina. Era terrorizzato. Mi sono chinata su di lui ed è esploso un altro missile. I due maschi, la femmina e il papà sono morti sotto i miei occhi. Peter era vivo. Siamo corsi all'ospedale, ma dopo 2 ore mi ha lasciato anche lui. Ci penso ogni volta che sento una bomba, ma il Signore ha voluto così. È la sua volontà. Non posso perdonare che me li ha portati via. Quel missile è partito da Jobar, dalle zone dei ribelli.
il Signore li punirà.